Amici carissimi, bentrovati ancora una volta con Manfredonia TV, con Piazza del Popolo in rete, trasmissione che ovviamente viene registrata e viene prodotta in occasione di questa emergenza Covid che ci costringe ad avere collegamenti non in diretta da studio, ma in particolare collegamenti online. Abbiamo la presenza in questa occasione di Damiano Gelsomino, che è oltre che essere un carissimo amico, è presidente della Confcommercio provinciale dal 2012 e proprio da quest'anno presidente della Camera di Commercio. Quindi chi meglio di lui non potrà certamente parlarci di quelli che sono gli argomenti e soprattutto quelle che sono le problematiche collegate alla ripresa delle attività che lentamente stanno ricominciando. Nelle prossime settimane avremo ulteriori novità. Damiano, anzitutto ti ringrazio per questa presenza, sempre No, no. squisita e importante. Poi chiaramente in qualità di presidente di due organismi così importanti che operano nella provincia di Foggia, potrai certamente anticipare che cosa sta succedendo adesso proprio alla ripresa delle attività in occasione della cosiddetta fase 2 che dovrebbe concludersi fra non molto in attesa che si ricominci con la fase 3. Innanzitutto grazie dell'invito, Vincenzo, ti ringrazio. Insomma, quando tu mi inviti a qualche discussione è sempre per me un piacere chiacchierare con te perché siamo amici di infanzia, siamo amici di scuola e quindi poi ci siamo sempre rispettati e stimati. Quindi praticamente per me è sempre un grande piacere diciamo, fare due chiacchiere con te, insomma. Grazie davvero. Effettivamente, come dicevi prima, insomma, stiamo vivendo un momento particolarmente tragico perché sotto tutti gli aspetti, insomma, abbiamo vissuto 2 mesi, anzi 2 mesi e mezzo di lockdown, quindi praticamente siamo stati completamente chiusi. È una situazione che non si è mai verificata, insomma, neanche una guerra poteva causare i danni sia economici che sanitari. Per quello che ha creato il coronavirus. Però effettivamente, insomma, è una situazione, diciamo, drammatica sotto tanti punti di vista, però dobbiamo guardare oggi. Io l'altro ieri ho scritto una lettera aperta a tutti gli imprenditori dicendo che, insomma, è vero che quello che è successo non è, diciamo, assolutamente poco. Ma dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere propositivi e dobbiamo essere ottimisti. Dobbiamo pensare ed immaginare a voler rimettere in pista tutte quelle che sono le nostre attività, sempre salvaguardando quello che è l'aspetto sanitario, ma nello stesso tempo dobbiamo essere, ripeto, propositivi a cercare soluzioni a far ripartire la famosa Italia è la bella Italia, perché noi non dimentichiamo che il 90% circa delle imprese italiane è rappresentato tutto da piccole e micro aziende, quindi praticamente è l'ossatura del tessuto economico e un po' della struttura Italia. Quindi è quello che ha fatto diventare l'Italia, diciamo, un punto di eccellenza in tanti segmenti economici. Quindi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che onestamente è problematica ed è difficile ripartire, però insomma dobbiamo assolutamente immaginare e pensare a soluzioni e non a problemi. Damiano, per quanto riguarda la vostra organizzazione, avete istituito un gruppo di lavoro, Sì, chiaramente
un gruppo che possa concertare questa ripresa delle attività in stretta collaborazione con le imprese, con le aziende, con tutti coloro che operano nel settore del commercio. Assolutamente, Vincenzo. Noi posso dire che in questi 2 mesi forse abbiamo lavorato molto di più rispetto agli altri periodi, che erano proprio perché per dare sostegno e per dare aiuto a tante microimprese che ci sono sul territorio, perché insomma quello che è successo è una situazione di una, diciamo, di una drammaticità grandiosa, quindi tantissime piccole partite IVA avevano bisogno di essere aiutate, hanno bisogno di essere aiutate, hanno bisogno di essere sostenute. Noi abbiamo aperto in Camera di Commercio, abbiamo aperto un ufficio H24, perché abbiamo utilizzato tantissimo personale che era in smart working, quindi praticamente abbiamo fatto sì che tutte le procedure venissero, diciamo, sintetizzate con degli schemi e con delle slide, in modo tale che da renderle, perché insomma è inutile dire, tu penso che l'hai visto in questi ultimi periodi, siamo stati inondati da migliaia e migliaia di pagine di DPCM, di decreti e quant'altro. Quindi immaginiamo se un piccolo commerciante può leggersi tutte quelle cose. Insomma, noi abbiamo cercato di sintetizzare e quindi di rendere più agevole quella che è la, diciamo, quello che era il da farsi. La situazione, insomma, diciamo che noi vivevamo già un momento non molto felice, perché insomma il territorio nostro è stato sempre un territorio un pochettino, tra virgolette, sottosviluppato sotto l'aspetto di tante, proprio dell'aspetto economico e dell'aspetto, diciamo, di posti di lavoro. Questa situazione ha fatto sì che ha aggravato ancora di più. Però io, ripeto, sono un po' ottimista di natura e quindi penso che questo momento ci è servito per riflettere e per ripartire. Noi dobbiamo ripartire osservando un po' tutte quelle che sono le norme e i decreti che gli autorevoli scienziati ci hanno detto, ma dobbiamo ripartire subito perché abbiamo bisogno di uscire fuori da questa situazione, che è una situazione, diciamo, abbastanza seria, insomma. Presidente, diciamo, voi Vincenzo, avete... non accetto che mi chiami presidente, perché sennò poi No, vabbè, perché lo stiamo stiamo facendo... facendo una chiacchierata tra amici, quindi D'accordo, praticamente preferisco che mi chiami ti da me. Grazie. ringrazio per la stima che mi porti, che è identica nei tuoi confronti. Damiano, noi ci rendiamo conto della situazione, come tu stesso hai detto, è davvero drammatica. Adesso... Alla luce proprio di questo momento, definiamolo di ripresa, anche se poi di ripresa vera e propria se ne potrà parlare senz'altro fra qualche settimana. Vi sono moltissime attività che rischiano di non aprire, moltissime attività che rischiano di chiudere definitivamente. Come vi state muovendo a livello di soccorso vero e proprio nei confronti di queste attività, soprattutto delle piccole attività? Mi riferisco ai piccoli imprenditori, soprattutto a quelli che operano in un ambiente domestico che è davvero ristretto e che basavano tutto il loro guadagno sui ricavi che avvenivano a fine mese, al fine di portare a casa il minimo di Sì. stipendi. Sì, effettivamente, Vincenzo, quest'anno era iniziato bene, il 2020 era iniziato bene, perché se ti dico i dati di Unioncamere è praticamente l'organismo che raccoglie tutte le camere di commercio della Puglia e praticamente fa sintesi di tutte le attività e di quelle che sono il numero delle imprese e quelli che sono il numero dei lavoratori. Quest'anno, il 2020, era iniziato bene, perché nei primi mesi noi praticamente registriamo un aumento di imprese. Quindi abbiamo circa 380.000 aziende iscritte in tutta la Puglia, con una forza lavorativa di circa
di circa 1.150.000 addetti, parlo di tutte le aziende della Puglia. Quindi praticamente era un anno che sembrava potesse essere un anno di svolta per, diciamo, la regione Puglia. Poi ad un certo punto è arrivato il famoso anno bisesto, che poi alla fine si è manifestato funesto. Invece poi a un certo punto questo coronavirus ha azzerato, e da, diciamo, da sondaggi, da proiezioni fatte sempre da Union Camere, che è un autorevole, autorevole organismo che può dare, è stato stimato che quest'anno perderemo circa 20.000 aziende, con una perdita di posti di lavoro di circa 70.000 posti di lavoro. Questa è una statistica fatta nelle prime settimane del lockdown. Io ritengo che questi numeri siano leggermente superiori, quindi ci sarà sicuramente un maggior numero di aziende e ci sarà ancora un maggior numero di perdita di posti di lavoro. Quindi, per poi vedere... Damiano, produzione di reddito azzerata, investimenti azzerati, ovviamente posti di lavoro che vanno a diminuire, è una redistribuzione del reddito che non avviene. Questo è quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Nei prossimi mesi sì. Ecco perché è importante ripartire, ecco perché è importante ridare un po' quella forza a tante piccole imprese di ripartire, ma devono ripartire devo dirlo perché insomma è la verità, purtroppo il governo anche ieri con l'ultimo decreto che ha fatto, insomma, di concreto non c'è ancora nulla, cioè le piccole aziende che hanno bisogno di essere aiutate ed hanno bisogno, tu prima hai citato la Germania ha direttamente messo sui conti correnti cifre importanti per i vari, invece da noi questo non è ancora avvenuto. Proprio ieri facevo una call con il prefetto e con l'ABI pugliese, dove ho sollecitato, infatti stamattina c'è anche un'intervista sulla Gazzetta, ho sollecitato la tempestività nel concedere questi prestiti, almeno quelli da 25.000 euro, che sono dei prestiti garantiti al 100% dallo Stato. Quindi purtroppo noi abbiamo una burocrazia che è spaventosa in Italia, quindi tutto questo, infatti ieri in una battuta ho detto al responsabile, ho detto: non vorrei che le delibere arrivassero dopo che le aziende hanno chiuso, quindi cercate di essere più celeri in questo è un momento particolare ed è un momento straordinario, quindi bisogna assolutamente sburocratizzare e rendere un po' tutto più facile, perché se non viene reso più facile ci saranno delle complicazioni abbastanza importanti. Questo è Damiano, le linee messe in campo dal governo, lo abbiamo detto, non sono le migliori, anzi sono linee che verranno contestate, se non già da adesso sono contestate. Che cosa auspicate invece voi, Confcommercio, come Camera di Commercio, ripresa degna di questo nome? Noi abbiamo partecipato a livello nazionale a tantissimi tavoli tematici che si sono avuti presso i vari ministeri. Il problema è che come linee, diciamo, fatte, sono linee che potrebbero essere importanti, ma il problema vero è, Vincenzo, uno dei fattori più importanti per un imprenditore si chiama tempo. Cioè il tempo è uno dei fattori più importanti, quindi se non avviene in un tempo ragionevole, quella risposta non serve più.
Questo è il discorso, che le misure messe in campo sia dal governo che dalla regione, perché anche la regione Puglia anche la regione ha fatto delle misure importanti, però l'ultima misura che la regione ha detto non è ancora stata messa in atto. Quindi praticamente, cioè, voglio dire, queste misure vanno immediatamente rese esecutive, cioè non possiamo aspettare tempi biblici, perché se aspettiamo tempi biblici, questo coronavirus avrà attenuato la fase sanitaria, ma colpirà molto di più la fase economica. Ma sicuramente la fase economica è quella che probabilmente risentirà molto di più nel tempo, anche perché una volta risolto il problema sanitario, resta e rimarrà per tantissimi mesi il problema della ripresa economica, tant'è che addirittura nelle scorse settimane si era parlato proprio anche ad alto livello di un possibile ipotetico piano Marshall, giusto per ricordare quello che era successo dopo la prima guerra mondiale, quando arrivarono tantissimi fondi economici e tantissimi finanziamenti proprio dagli Stati Uniti d'America. Quindi occorrerebbe una nuova organizzazione di questo tipo, e soprattutto occorrerebbe qualcuno che davvero metta in campo nuove forze finanziarie e nuovi introiti finanziari finalizzati a dover risolvere questa problematica. Ma dove la troviamo adesso questa forza economica che riesca a dover mettere fuori finanziamenti di portata straordinaria come quelli che occorrono in questo momento in Italia? Il problema è proprio quello. Il problema è proprio quello, perché insomma, fosse se questo avvenimento succedeva quando noi eravamo e decidavamo tutto noi in Italia, secondo me il problema si sarebbe risolto in, non dico assai, ma in 5-6 mesi, quando l'Italia aveva la possibilità di stampare moneta e di mettere in circolazione. Oggi purtroppo tutto questo non è possibile, perché siamo in una comunità europea dove, per carità, non voglio assolutamente denigrarla, ma bisogna rispettare certe regole, e quindi però ecco, ci sono delle regole che oggi come oggi, visto che questa è una pandemia mondiale, secondo me queste regole andrebbero un pochettino tutte riviste, come sono state riviste alcune. Ma ripeto, uno dei fattori più importanti è il tempo. Il tempo deve essere, come la stessa cosa per esempio della cassa integrazione guadagni, la CIG è stata diciamo distribuita per se non un terzo, cioè ci sono due terzi delle persone che devono ricevere la cassa integrazione guadagni che non ancora hanno ricevuto la cassa integrazione. Quindi ci sono dipendenti di aziende che non hanno, le aziende non hanno la capacità di anticipare questa cassa integrazione, che non prendono stipendi. Quindi questa è una cosa gravissima. Ecco perché, cosa che non è successo in altri stati come la Germania, come la Francia ed altri stati europei. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente di sburocratizzare, cioè questo è un momento particolare. Allora io toglierei tutti i lacci e laccetti, perché solo se togliamo lacci e laccetti riusciamo ad uscire fuori da questa pandemia, da questa tra virgolette melma, perché noi ci siamo imbrigliati in lacci e laccetti di leggi che non ci permettono nel modo più assoluto di essere pratici e di essere pragmatici. Lo dicevo prima, l'imprenditore, il fattore tempo è un fattore importante. Cioè queste misure messe in campo dal governo sono delle misure che devono essere immediatamente eseguite, immediatamente, altrimenti, ripeto, questa pandemia creerà ancora, diciamo, la vera pandemia sarà quella economica, perché proprio perché noi siamo un paese dove abbiamo milioni di partite IVA, e questo è un vantaggio, non è un danno, è un vantaggio. Certo. Quindi non dobbiamo assolutamente reprimere quello che è una struttura dell'Italia, dove noi abbiamo
106 province con 106 peculiarità diverse, con 106 diversità anche nella stessa provincia, e questo è un bene, cioè questo è un vantaggio, una positività, non è una negatività. Quindi questo che dovrebbero assolutamente valorizzare i nostri governanti è cercare di non perdere queste particolarità che noi abbiamo, perché il fatto di avere milioni e milioni di partite IVE è una peculiarità positiva, non è una peculiarità negativa. Quindi giustamente tu dicevi occorre sburocratizzare, però occorre anche che l'Europa ci venga incontro con un nuovo patto di stabilità che metta da parte tante incombenze che purtroppo in questo momento non possono essere più assolte. Il famoso fiscal compact che ha bloccato investimenti nella sanità, ha bloccato investimenti nella cultura, nell'istruzione, dovrebbe a un certo punto dover in qualche maniera essere messo da parte. L'occupazione, perché ha creato anche problemi nell'occupazione, cioè tutto questo, insomma, se ad un certo punto oggi, ripeto, le misure, oggi è una misura straordinaria, quindi non dobbiamo e non possiamo permetterci di perdere ancora tempo. Cioè il decreto che è uscito, che ieri è stato, diciamo, enunciato dal governo, è un decreto di aprile, ieri era 14 maggio, quindi praticamente, cioè voglio dire, non possiamo perdere molto tempo, perché quando più tempo passa, più aziende muoiono. Questo è il vero dramma. Ecco perché bisogna assolutamente accelerare, bisogna far riaprire le attività con le dovute precauzioni, con le dovute diciamo, sistemi di sicurezza, ma bisogna aprire, bisogna dare aprire. Possibilità alle persone di mettere in moto l'Italia, insomma. Mettere in moto l'Italia. Damiano, invece andiamo nello specifico, sì. Per quanto riguarda proprio la provincia di Foggia, se ci sono delle iniziative che verranno avviate dalla Confcommercio e anche dalla Camera di Commercio per venire incontro ai commercianti, per venire incontro alle imprese, per venire incontro a coloro che hanno la necessità, come dici tu, di aprire, ma coloro che soprattutto vogliono ricominciare. Vincenzo, io se vedi stamattina sui giornali è apparso un articolo che ho fatto io ho praticamente messo a disposizione come Camera di Commercio circa 750.000 euro per aiutare tanti piccoli imprenditori, e lo faremo a giorni, usciranno i bandi, proprio perché vogliamo assolutamente mettere in campo, anche se sono risorse diciamo minime, però quantomeno serviranno per tanti piccoli imprenditori a garantire alcuni prestiti, a dare diciamo dei sostegni per quanto riguarda i cofidi, sui prestiti, cioè cercheremo di mettere in campo quelle che sono. La regione che ha la possibilità di fare, le intenzioni che ha mostrato fino adesso sono ottime, perché ha messo in campo sia il microcredito di 30.000 euro con un fondo perduto del 20%, restituibile in 5 anni con il primo anno di preammortamento. Questa è una misura che andrebbe ad agevolare tantissimi piccoli imprenditori. Poi ha fatto anche l'altra misura del titolo secondo per la liquidità, insomma, dando il 20% a fondo perduto per le aziende più grandi che chiedono prestiti bancari, dando anche il 30% se tu conservi la stessa misura occupazionale che utilizzavi l'anno prima. Insomma, ci sono queste misure che sono messe in campo, sicuramente darebbero la possibilità di salvare tantissime aziende. Però ripeto e ribadisco, il tempo è il fattore più importante, bisogna farlo subito. Il tempo è denaro. Io invece adesso vorrei andare un pochettino più sul personale, perché io sto parlando, sì, con l'imprenditore Damiano
Gelsomino, che come tanti imprenditori con tantissima generosità in questo periodo hanno dato anche disponibilità di tipo finanziario per delle iniziative meritorie come quella che è stata avviata dal gruppo Gelsomino con le donazioni che sono state fatte, con le collaborazioni che sono state avviate con gli ospedali riuniti di Foggia, con l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Ecco, queste sono iniziative che meritano un plauso, ma ci sono tante altre iniziative avviate dai privati, perché in questo campo molto spesso sono i privati che fanno soccorso nei confronti degli altri imprenditori o comunque delle strutture, cioè è vera e propria solidarietà, vera e propria sussidiarietà, come avviene in una società civile come la nostra. Io vorrei soffermarvi per qualche attimo su quelle che sono state le iniziative del gruppo Gelsomino. Noi abbiamo fatto questo, ma l'abbiamo fatto sinceramente perché noi amiamo il nostro territorio, Vincenzo. Per noi il nostro territorio è qualcosa che non si può toccare, cioè nessuno può toccare il nostro territorio, perché il nostro territorio è un territorio eccezionale, quindi praticamente l'abbiamo fatto con il cuore, noi in collaborazione con i nostri collaboratori, perché è stato un gesto che abbiamo sentito di farlo, l'abbiamo fatto nella piena, veramente, diciamo, con la testa e con il cuore, perché ritenevamo di fare quell'iniziativa e l'abbiamo fatta senza nessuna forma di propaganda, assolutamente. Ci abbiamo tenuto a dichiararlo che è stato un evento che l'abbiamo condiviso con i nostri collaboratori. Quindi poi noi siamo operatori di questo territorio e quindi abbiamo sentito il dovere di farlo perché, ripeto, è il nostro territorio e quindi lo difendiamo con le mani e con i denti. Se c'è da fare con i denti, se c'è da fare qualcosa, lo facciamo ben volentieri, insomma. Anche per esempio. Vabbè, però tutto questo vi rende onore, perché sono state tante le iniziative che sono state avviate da tante imprese del territorio e la vostra è un'iniziativa degna di nota che merita di essere citata, merita di essere in qualche maniera evidenziata, perché sappiamo benissimo come il buon cuore della vostra impresa, delle vostre attività venga evidenziato in un contesto che è quello attuale, che è soprattutto merita di trovare, come dire, tanta solidarietà in quelle che sono le situazioni che devono essere risolte. Damiano, ci sono altre iniziative valide, altre iniziative che possono essere sottolineate per rilanciare ad esempio il turismo? Tu sei pure un operatore turistico, avete avuto tantissimi danni per le disdette che avete ricevuto per Manfredonia, per l'albergo, per tutte le vostre iniziative, anche quelle collegate al porto turistico, che sicuramente sì, danni ne hanno subite in quantità. Diciamo che i settori forse più colpiti in questa, diciamo, pandemia sono stati, è stato il turismo, è stato il commercio, quindi praticamente siamo stati colpiti in pieno. Però tu mi chiedevi del territorio, noi abbiamo, ecco perché voglio vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto, perché insomma ritengo che il nostro territorio è un territorio straordinario e si possono fare tantissime cose. Noi abbiamo dei luoghi eccellenti, quindi noi dobbiamo ripartire da quelle che sono le nostre risorse naturali. Cioè, io lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, noi abbiamo dei luoghi bellissimi, sia sotto il profilo del turismo e sia sotto il profilo dell'agroalimentare. Non dimentichiamo che noi abbiamo la provincia, una delle province più grandi d'Italia sotto l'aspetto dell'agroalimentare.
Noi abbiamo 350.000 ettari di terreno coltivabile. La seconda provincia in Italia è Ferrara, che ne ha 160.000. Quindi abbiamo da fare tanto. È normale che bisogna anche prendere consapevolezza da parte dei nuovi, dei giovani, degli imprenditori, che bisogna fare squadra, ma bisogna farlo in casa. Mi spiego meglio. Cioè, noi abbiamo la filiera dell'agroalimentare, per esempio, che è una filiera che si interrompe al primo step, e vale a dire alla produzione. Ci sono gli altri due step che non vengono fatti da noi. Dobbiamo avere il coraggio di farli qui, di investire qui, cioè gli imprenditori devono investire nel nostro territorio per far sì che gli altri due segmenti della catena, e vale a dire la trasformazione e la commercializzazione, debbano essere fatti qui da noi. E quindi si creerebbe occupazione e quindi automaticamente ricchezza per il nostro territorio, perché noi abbiamo un territorio ricco. E dobbiamo essere consapevoli di questo che abbiamo e dobbiamo renderlo, cioè non dobbiamo solo dirlo, ma lo dobbiamo anche fare. Vincenzo, io voglio semplicemente dire, la nostra esperienza. Noi abbiamo sempre, diciamo, delle attività che abbiamo fatto. Noi siamo partiti da una piccolissima azienda. Oggi, grazie a Dio, insomma, abbiamo delle belle realtà nel nostro territorio. Ma abbiamo sempre investito nelle aziende. Non siamo diventati ricchi imprenditori personali e poveri aziendalmente. Noi abbiamo reso l'azienda ricca in modo tale che l'azienda potesse incrementare l'occupazione, potesse incrementare le produzioni. Cioè, questo è un concetto che è rispetto a quello di prima, è un amore verso il territorio, perché se uno riversa gli utili delle aziende nell'azienda, quindi automaticamente l'azienda aumenterà, diventerà più grande e quindi ci sarà più occupazione e quindi ci sarà più ricchezza nel territorio in cui vivi. Beh, lo dice la stessa Costituzione, tra l'altro, state eseguendo alla lettera il dettato costituzionale. Damiano, noi siamo in conclusione di questa bella chiacchierata. Io vorrei chiederti così, giusto per concludere, se tu sei solitamente e anche di carattere molto ottimista, ecco, vorrei sentir dire ancora di più. Qualcosa di ottimistico da parte tua, perché so che molto spesso è vero che le parole qualche volta non fanno niente, ma in questo caso invece le parole possono fare tantissimo. Ma io penso che quando ne usciremo da questa fase, ne usciremo molto più forti e ne usciremo più consapevoli delle nostre capacità, delle nostre possibilità. Quindi io veramente un invito che faccio a tutti quelli che hanno la possibilità di investire in questo territorio, perché è un territorio straordinario e riesce a darti tranquillamente le più grandi soddisfazioni. Quindi credete nel nostro territorio, credete in quelle che sono le nostre risorse e sicuramente saremo da qui a non a breve saremo un territorio molto più virtuoso e molto più ricco e con tanti giovani che rimangono sul nostro territorio e non che se ne vanno via, insomma. Beh, questa è la speranza. Ora, noi davvero, davvero ti ringraziamo per questo tuo squisito intervento, per questa partecipazione che davvero la sento fatta con il cuore. Parli molto spesso davvero con i sentimenti, con il cuore, e questo mi fa molto piacere perché qualcosa di bello è stato fatto da quando eravamo amici. Ad oggi vuol dire che quel seme che è stato piantato in qualche maniera viene in qualche maniera germogliato e germogliato bene. Certo, io quando tu mi inviti a fare una chiacchierata la faccio ben volentieri, prima di tutto perché sai bene, ci conosciamo e ci stimiamo da una vita, eravamo ragazzi e quindi quando andavamo a scuola, quindi per me è sempre un piacere, diciamo, Davvero.
chiacchierare con te, perché insomma ci siamo sempre trovati in sintonia e quindi anche tu sei una persona abbastanza positiva, insomma. Grazie Damiano. Noi adesso salutiamo il presidente di Confcommercio, il presidente della Camera di Commercio di Foggia, ovviamente abbraccia tutto il territorio di Capitanata. Lo ringraziamo ancora una volta per questa importante presenza. Ovviamente l'auspicio è che si possa riprendere al più presto e si possa davvero tornare a sorridere con l'inizio della stagione, come dire, turistica. Può darsi pure che qualcosa riesca davvero a cambiare in meglio. Grazie ancora a, grazie Damiano, a te e a tutti, a Damiano Gersimino. Grazie ancora a coloro che seguono questa trasmissione, che seguono questo programma, per cui l'invito a questo punto è rivolto alla prossima occasione. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao, Ingrid. Ciao.